Per la seconda volta in 4 anni una squadra di alunni dell'Istituto Comprensivo Parise di Arzignano vengono selezionati per le gare nazionali della First Lego League. Una squadra composta da 21 ragazzi dei plessi di Arzignano dell'Istituto, frequentanti le classi della quinta di scuola primaria e della terza di scuola secondaria di primo grado, ha partecipato il 28 gennaio alla selezione interregionale del Nord-Est nella competizione First Lego League. First Lego League è una manifestazione mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono, programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale. La sfida di quest'anno è Hydrodynamics, l'acqua, come la troviamo, la trasportiamo, la usiamo e ne abbiamo cura. La squadra Acqua Lego del Parise ha sviluppato il progetto Respect for Every Drop. È stato scelto un problema del mondo reale. Come possiamo ridurre lo spreco delle acque dolci? In particolare, quindi, il team si è soffermato ad analizzare l'utilizzo dell'acqua per l'igiene personale e ha progettato la Robotic Shower, un impianto che consente di utilizzare solo il 50%, si fa riferimento a fonti Istat relative al comune di Arzignano, dell'acqua che attualmente viene impiegata per fare la doccia e per lo scarico del water. Inoltre, i ragazzi dell'Acqua Lego hanno anche costruito, testato e programmato un robot autonomo usando la tecnologia Lego Mindstorms per risolvere una serie di missioni durante la gara di robotica. Il team si è qualificato per la finale nazionale che si terrà a Rovereto l'8 e il 9 marzo del 2018. Sono molto contento e soddisfatto che il plesso scolastico di Goffredo Parise del secondo comprensivo in Arzignano concorra a una gara nazionale per presentare un robottino a base di Lego, se non vado errato, un robottino che suggerisce il risparmio dell'acqua, acqua oro blu, argomento estremamente pregnante e presente nel territorio di Arzignano e in tutto il territorio dell'Ovest Vicentino per le criticità che tutti sappiamo, inquinamenti da PFOA, PFAS e altri e quant'altro, però soprattutto fa testo il periodo di siccità che l'anno scorso ha colpito alcuni comuni della Valle del Chiampo e quindi indirettamente ha coinvolto anche Arzignano. Pertanto questo robottino che mi dicono suggerisca un risparmio di ben il 50% sull'uso di acqua che si fa normalmente, quella dell'acquedotto, ben venga e possa essere costituita, possa costituire anche un esempio sia per le fasce giovani, ma soprattutto per le fasce di quelle meno giovani che talvolta ignorano che l'acqua è anche oro blu. I ragazzi del comprensivo Goffredo Parise ci hanno ancora una volta piacevolmente sorpreso, classificandosi per le gare finali della First Lego League, una manifestazione a livello mondiale di robotica e scienza. Il tema scelto quest'anno è particolarmente importante e delicato in quanto parla del consumo dell'acqua. I ragazzi con i loro robot che hanno inventato, che hanno studiato, stanno tentando di, se non di risolvere il problema, quantomeno di sensibilizzarci.